La Diatec Trentino espugna il Pala Bianchini di Latina in 4 combattuti set e si porta a casa i 3 punti in palio. L'Andreoli a tratti ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, ma poi si fa recuperare 6 punti sul 16-10 nel quarto set quando il parziale sembrava essere ipotecato. Non sono bastati i 27 punti di Sasa Starovic e il 61% in attacco ai pontini per guadagnare punti preziosi in classifica. Iniziano bene i padroni di casa che si portano con Fragos sull'8-5, gli ospiti con un filotto ribaltano sul 9-11 e poi allungano con 2 muri di Solé 14-19. Due ace di Skrimov riaprono il set 21-23, ma poi è Lanza a mettere a segno l'ace che chiude il parziale 21-25. La Diatec inizia bene il secondo set, 4-7, Latina riporta la parità sul 9-9, poi si porta avanti 15-13, nel finale si rifà sotto il Trentino 24-23, ma Starovic chiude il set 25-23. Terzo set in equilibrio fino all'8 pari, poi un filotto della Diatec per l'8-12, ricambiato in fretta dall'Andreoli 12-12. Ma è ancora Trento con 2 muri a portarsi sul 14-17 e con un ace di Solé sul 16-20. Con Veres al servizio, un ace, Latina si riporta sotto 20-21, ma nel finale un muro di Solé spegne l'entusiasmo dei locali sul 22-25. Quarto set con il Latina subito avanti, 6-3, poi con Fragos 14-9, ma la Diatec piano piano recupera il gap e si riporta in parità sul 19-19. Finale pieno di emozioni, ma Sokolov mette a terra il 23-25 della chiusura della gara.